altri provvedimenti, le macchine e provare a ragionare se la politica penale che abbiamo intrapreso va nella direzione corretta oppure no. La ringrazio, onorevole Farina. Non ho altri interventi. Pongo in votazione gli emendamenti. Onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente. Ma io ho dei dubbi, sinceramente. Il primo è se lo stalking, cioè i fatti riferiti in questo articolo che noi andiamo a emendare, il 612 bis, è già previsto, cioè nel senso se l'aggravante che va ad essere specificata in questo articolo rimanda ai fatti di stalking, lo stalking con mezzi o strumenti informatici o telematici dovrebbe già prevedere questa fattispecie, perché l'importante è che ci sia il fatto di stalking con strumenti informatici o telematici. Qualunque fatto di stalking con strumenti informatici o telematici dovrebbe ricomprendere queste fattispecie, perché semplicemente deve essere integrato la fattispecie, lo stalking, più lo strumento informatico telematico. Quindi da questo punto di vista, secondo me, questa precisazione è ultronea, è irrilevante. Secondo appunto, se non è così e si va a fare una specificazione ulteriore, a questo punto, e quindi si dà un'interpretazione estensiva, a questo punto sarebbe molto pericoloso. A mio avviso pericoloso perché si va oltre il fatto di stalking e si prevede qualcosa che stalking non è. Ma ad una lettura letterale della norma a me non mi sembra che si vada oltre lo stalking, perché appunto c'è un aggravante, viene richiamato che il fatto integrato perché appunto si attivi la norma è quello di stalking. Ma se si dovesse dare una specificazione con un'interpretazione estensiva, a quel punto io sarei fortemente contrario a un inserimento del genere. Terzo punto, senz'altro la norma sul punto di vista tecnico-giuridico è una norma scritta male. Le immagini, video, le informazioni sensibili, vorrei correggere, non è che sono carpiti con violenza o minaccia esclusivamente, e qui c'è un altro errore tecnico-giuridico, alla fine c'è scritto che basta che siano comunque detenuti. Allora tutto quello che è stato scritto in precedenza è sbagliato, perché basta che questi contenuti siano detenuti a qualsiasi titolo che integra la fattispecie. Quindi è inutile dire che devono essere carpiti con violenza o minaccia, no, basta che siano comunque detenuti e si integra la fattispecie. Per un motivo o per l'altro, che sia inutile o che sia pericolosa, in ogni caso una norma scritta male. Speriamo che non sia data l'interpretazione estensiva, perché ovviamente sarebbe un grosso problema. In caso contrario, in ogni caso, il nostro voto sarà contrario. La ringrazio, onorevole Ferraresi. Non ho altri iscritti a parlare. Pongo a questo punto in votazione gli emendamenti soppressivi identici 6bis 55, 6bis 53, 6bis 51. La votazione è aperta. C'è il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza. Piepoli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 6bis.56. Baroni, contrario a Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, contrario alla bilancio, votazione aperta.